Dottor Farina, buongiorno. Ci troviamo in un cimitero di alberi. Oggi, 22 novembre, Ionica TV ci porta ad ispezionare una delle catastrofi più importanti che sono accadute a Policoro. Nella notte tra il 12 e il 13 novembre una tromba d'aria si è abbattuta nella pineta di Policoro. Possiamo invitare i cittadini a guardarsi intorno, perché questa è una ripresa a 360 gradi e possono girare il cellulare. Se prova ad alzare un po'. Sì, lo alziamo, adesso alziamo l'inquadratura. Così voi dall'alto potete osservare quello che nessuno vi ha detto fino ad oggi. Guardatevi intorno e potete vedere la situazione degli alberi. Del dramma che è accaduto nella pineta di Policoro. Una tromba d'aria che si è abbattuta nella parte sud di quest'area e poi si è propagata verso nord, andando poi a interessare i terreni e danneggiando poi gli impianti turistici e quelli agricoli. E quindi molti alberi abbattuti e molti spezzati, insomma. C'è giusto qualcuno in piedi che si poteva flettere un po' di più, insomma, però la forza della natura in questo caso è un disastro, pare. Alberi di 50 anni, potete osservare voi stessi le radici divelte da sotto il suolo, sono così impressionanti. Questo sarebbe il nostro patrimonio forestale che in pochi secondi è andato distrutto. Cioè questi alberi ci hanno messo 50 anni, probabilmente anche più, e in pochi momenti è stato vanificato. In due ore di notte circa. Forse anche di meno. Diciamo che in pochi minuti. In pochi minuti. Abbiamo assistito a questa catastrofe. Quindi questo è l'effetto del cambiamento climatico. Proprio in questi giorni che si sta festeggiando la festa dell'albero, che è istituita anche dal Ministero dell'Ambiente. Queste sono le prove del mutamento climatico. Oh no, sono le possiamo definire? E qualcuno dovrebbe in qualche modo aprire gli occhi. Credo che le istituzioni e tutte le associazioni che ruotano intorno dovrebbero prendere i bambini e portarli qua per fargli capire che cosa succede, a cosa stiamo andando incontro. Questo è un assaggio di quello che accadrà, perché ancora il bello deve venire. Paride, davanti a questa situazione, più che provare rabbia, perché oramai dobbiamo essere anche costruttivi e propositivi, più che provare rabbia, rimaniamo dispiaciuti del fatto che quando alcune associazioni il mese di marzo hanno provato a fare un evento contro una possibilità che gli eventi climatici che si stanno abbattendo in tutto il mondo, lo sanno un po' tutti, le istituzioni cosa hanno fatto? Hanno fatto un consiglio comunale. C'era lo stesso giorno di mattina. Di mattina, quando c'era da fare una manifestazione nelle piazze, perché l'evento mondiale riguardava una manifestazione nelle piazze, invece loro hanno ritenuto di farci un dispetto. Loro pensano di fare un dispetto a noi, cioè come se noi fossimo nemici dell'amministrazione Marsh, siamo nemici delle istituzioni. E allora questo è il grande dispiacere che abbiamo. Sono così intelligenti da pensare a una cosa del genere. Invece di supportarci, di andare in piazza. Noi l'abbiamo fatto lo stesso. Abbiamo fatto questo evento, ci siamo autotassati. Abbiamo chiesto l'autorizzazione, abbiamo comprato anche degli strumenti per poter, insomma. Però in parte qualcuno ci ha seguito. E speriamo che nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, questi eventi siano all'ordine del giorno. Però purtroppo cosa è accaduto? Che da marzo fino a settembre c'è stata la giornata finale, conclusiva, sui cambiamenti climatici. Il ministro dell'istruzione ha dato la possibilità a tutti gli alunni d'Italia di poter partecipare a questi eventi. Quindi a Policoro non c'è stato nessun evento contro i cambiamenti climatici il 27 di settembre, nonostante ci fossero i permessi per essere liberi i ragazzi di partecipare. Dunque, che cosa succede a Policoro? Che se le associazioni ambientaliste che vengono boicottate dalle istituzioni non fanno nulla, a Policoro il 27 di settembre, in maniera, questa volta però mi devo arrabbiare, vergognosa, non hanno mosso un dito.
pensando di fare un dispetto. Un dispetto a noi. Quando si offende, fanno un dispetto, che se lo fanno a loro stessi, a loro ambiente, alla loro salute, ai loro figli, al loro patrimonio. A loro vivono qui, come tutti quanti noi, tutti viviamo qui, no? In questo territorio. Tutti quanti, quindi dovremmo fare delle azioni pratiche, reali, vere. Azioni pratiche reali. Ecco, infatti allora, un'idea ce l'abbiamo. Oh. Studiando, perché per fare le cose ti devi impegnare, devi studiare, devi impegnare non solo a vederti le partite di pallone, a vederti la tua squadra del cuore. A parlare di meduse, a parlare in generale di sardine e di quant'altro. A parlare in generale dell'aria fritta, ci vogliono i fatti. Allora, abbiamo verificato che per esempio il Ministero dell'Ambiente ha stabilito nel 2013 una legge, la numero 10, che riguarda proprio le norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani finalizzata alla tutela ambientale, in particolare per il verde urbano. Ed è istituito, caro Paride, e quindi questo adesso ci rivolgiamo alle istituzioni locali, ma anche ad altri che vorranno ascoltarci, è stato istituito un comitato per lo sviluppo del verde pubblico che si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Allora, questo comitato, noi chiediamo all'istituzione di invitarli, di farli venire qua, perché? Di prendere atto, no, di questo. Facciamo rivedere di nuovo dall'alto. Se vi guardate intorno, potete vedere intorno a voi. Quindi, che cosa chiediamo? Allora, col decreto clima, che aiuta i comuni alla forestazione urbana, saranno stanziati 30 milioni per gli anni 2020-2021 per la piantumazione e il reimpianto degli alberi. Oltre a questo è previsto un fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale delle aree interne, volto a incentivare gli interventi di messa in sicurezza. Perché qua adesso bisogna togliere tutto questo ammasso di alberi, o no? Prima bisognerebbe ripulire e poi, giusto? Qua c'è bisogno di un investimento importante per poter mettere in sicurezza questa cosa, perché qua adesso questi alberi si seccano, se arriva la stagione estiva, qua scoppia un incendio, succede un casino su un altro casino. Quindi va messo in sicurezza. Quindi prima della prossima estate, possibilmente, intanto bisognerebbe ripulire. Bisogna ripulire e ci sono questi fondi per il rimboschimento e c'è una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, quindi ci sono dei fondi che possibilmente potremmo andare. Quindi i soldi teoricamente ci sono. Poi, se l'amministrazione vuole essere un po' più attenta, non come ha fatto con la scuola che si è perso più di 1 milione di euro. Lo facciamo vedere dove ci sono delle indicazioni, poi facciamo vedere l'altra pagina dove c'è la parte finanziaria della possibile capacità di poter attingere a questo. Quindi a così fondi. Come abbiamo fatto con la scuola, in anticipo abbiamo detto che c'erano questi fondi, però purtroppo li hanno persi, anche questa volta facciamo vedere che ci sono questi soldi. Ci sono questi soldi, quindi ci sono da fare parallelamente diverse azioni, la parte della sensibilizzazione legata al coinvolgimento delle scuole, perché li devono portare, gli devono spiegare, padre, perché in Basilicata il vero dramma è che il petrolio ha mangiato e sepolto le coscienze di tutti. Allora, perché c'è questo cambiamento climatico? Non è che lo dico io, l'ha detto Legambiente l'anno scorso, vedi? Quando c'è stata la festa dell'albero, Legambiente di Policoro ha detto l'importanza del verde per contrastare le emissioni della CO2. La CO2 si produce con l'utilizzo dei combustibili fossili, cioè del maledetto petrolio. Allora, la morale di tutto questo qual è? Poche chiacchiere. E proviamo ad aiutarci a fare insieme delle cose. Vogliamo che vengano a visitare questo luogo, pretendiamo. Devono venire in questo cimitero. In questo cimitero. Se sono capaci di affrontare, se hanno il coraggio. Le capacità. Le capacità. Se sono voluti andare a fare la loro no, funzione. Perché quando c'è la sagra della polpetta, loro le capacità ce l'hanno di andare. No, ma non è possibile, è inconcepibile. Giusto. Le sagre, quelle subito scappano subito. A presentare il libro, a presentare sì. Non solo le istituzioni, ma con tutto il rispetto per la sagra e il libro. Sì, certo.
le sagre sono importanti, ma non è che si può parlare solo di quello, no? L'informazione dovrebbe venire qua. Quanti giornalisti ci sono a Policoro? Quanti? Mi pare, tu ne conosci no, più di me. Non lo so, quanti? 10, 100, 1000. Qualche mese fa ho visto un famoso giornalista di Policoro che ha detto: venite a farvi la passeggiata sul percorso vita. Te lo ricordi? Quello te lo ricordo. È un altro argomento. Signor giornalista, ma come? Per fare la pubblicità è bella fare la pubblicità a Policoro sul percorso vita, ma quando ci sono i veri problemi, devi fotterti a venire. Non si può dire No, nel senso che l'incoraggiamento. E vieni a vedere, per la tua città. Vediamo quanti giornalisti verranno qua, in questo cimitero, a far vedere. Chissà, vediamo. Dopo una settimana precisa che è successa questa cosa. Perché uno, no, poi dopo se ne inventano tutti, che diranno: no, vabbè, è stato un caso eccezionale. Mai successo in 50 anni. È stato un caso... Tanto è vero, dopo una settimana, ad Orbetello, in una riserva importantissima per l'Italia, la riserva di Orbetello, è accaduta la stessa cosa l'altro giorno, perché oggi è 22. Quindi, pochi giorni fa ad Orbetello, 1000 alberi secolari sono stati abbattuti. Oramai siamo in pericolo, in grave pericolo, per la siccità, per gli incendi, per le inondazioni. E quindi anche per la mancanza di acqua nelle dighe, perché prima o poi accadrà anche quello, come stava succedendo fino a pochi mesi fa. Come accade a Shanghai, che le persone devono pagare per poter respirare. Bene. Bene. Allora, salutiamo i nostri... Qua sembra che è scoppiata la guerra, c'è stato un bombardamento. Un bombardamento, facciamo ma un'altra ripresa dall'alto. Ma non un bombardamento dall'alto. Normale, sembra che è scoppiata l'atomica, perché c'è stata, no? Un'onda d'urto. I cittadini possono, allora gli utenti che guardano il video possono guardarsi intorno, potete guardare intorno cosa c'è, girando il cellulare e vi potete più o meno immaginare lo spettacolo. Insomma. Senza Ionica TV, ricordatevi, queste cose non ve le dirà mai nessuno. Speriamo che qualcuno si anima, si muova dalla sedia. Se è capace, se no si può sempre dimettere, non è che sono obbligati, noi lo diciamo sempre. Perché fa più danno una persona che non è all'altezza della situazione. Meglio niente che vedere dei personaggi fumosi, inconcludenti, che non risolvono i problemi. Che parlano delle sardine. Vi prego, venite a vedere. Veniamo insieme, venite voi. Ma loro sono capaci di sussurrare alle meduse.